Benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi parlerò di una mummia che parla. Sì, perché è stata replicata la gola in 3D della mummia di Leeds del 1100 a.C., appartenuta al sacerdote Nesiamun. Ad ascoltarla si rischia di restare delusi, ma è pur sempre una voce che si è spenta 3000 anni fa a parlarci. È la voce appunto di Nesiamun, la cui mummia è custodita al museo di Leeds. Nesiamun, un sacerdote che officiava i riti dell'antico Egitto e che amava cantare e che voleva che la sua voce rimanesse nel tempo. Lo studio pubblicato su Scientific Reports spiega che si tratta delle spoglie di un sacerdote morto all'età stimata intorno ai 55 anni, con gengive malate e denti consumati, la cui gola con laringe è stata ricostruita attraverso tacche e stampante in 3D, così da poter riprodurre la voce. Se i ricercatori guidati da David Howard e John Schofield sono riusciti a replicarne il tratto vocale grazie alla mummificazione che ha fatto sì che i tessuti molli siano rimasti intatti nel tempo. Al di là della curiosità di poter ascoltare una voce dal passato, lo studio sulla mummia egizia ha permesso di confrontare il tratto vocale di Nesiamun a quello degli uomini di oggi, dimostrando che era decisamente più piccolo. La ricerca è iniziata diversi anni fa, nel mese di settembre 2016. Il personale del Leeds City Museum in Inghilterra, dove Nesiamun ha risieduto negli ultimi 200 anni, ha portato la mummia in un ospedale vicino per essere sottoposto alla TAC, dalla quale era emerso che la gran parte della gola era rimasta intatta. E da qui la possibilità di realizzare l'eccezionale ricostruzione. Il processo di mummificazione è stato fondamentale qui, spiega John Fletcher, coautore del lavoro. La superba qualità di conservazione raggiunta dagli antichi imbalsamatori ha fatto sì che il tratto vocale di Nesiamun fosse ancora in ottima forma. E così è stata poi stampata la copia in 3D del tratto vocale di Nesiamun tra la laringe e le labbra e l'ha inserito in un altoparlante simile a quello usato dai camion dei gelati. Il suono a questo punto esisteva, ma andava tramutato elettronicamente. Per questo, tramite un computer, è stata costruita un'onda elettronica simile a quella utilizzata nei comuni sintetizzatori vocali, sistema che ha agito come una laringe artificiale. Al momento c'è stato un unico suono, simile a un'esclamazione, ma l'esperimento perfettamente riuscito potrebbe gettare le basi per la ricostruzione della vera e propria voce di una persona antica, magari vissuta migliaia di anni fa. Di certo non può parlare al momento, precisa a questo proposito David Howard. Penso però che sia assolutamente plausibile immaginare che un giorno sarà possibile produrre vere e proprie parole. Per rendere tutto possibile si dovrà modificare il software del computer in modo da ricostruire elementi come le dimensioni e il movimento della lingua, nonché la posizione della mascella. Ma se questo sarà realtà e come sarà usato soprattutto è ancora da dimostrare. Il video finisce qui. Al prossimo video.